stalker mi ha portato qui oggi, quindi la prima, un primo motivo di felicità è che smetterà di stalkerarmi. Questo, forse mi libererò da questo... No, invece seriamente sono particolarmente felice di incontrare i ragazzi, perché è un momento veramente di... Quando si dice di arricchimento, questo insomma, è piacevole confrontarsi con le nuove generazioni. Sono anche vagamente preoccupato da quello che potrò dire, perché spero di essere in qualche modo all'altezza o essere, come si dice, utile a dire qualcosa di significativo che comunque serva, ecco, al loro percorso di studenti. Per me è fondamentale tenere vivo il famoso fanciullino, per citare persone... No, è una dimensione che io conservo molto viva dentro di me, quella del, diciamo, del ragazzo, del bambino, dell'adolescente. Cioè, bisogna conservarla e superarla in qualche modo, cioè non dimenticarsi di esserlo stato, più che esserlo, perché altrimenti si rischia di essere ancorati ad una visione della vita che necessariamente poi invece cambia crescendo. Però quel tipo di sguardo, quel tipo di entusiasmo, anche quel tipo di sogni, è importante tenerli vivi e farci anche i conti, io aggiungo. Nel senso che è bello ogni tanto rivolgersi da adulti ai se stesso bambini o ragazzini per vedere se quello che pensavamo sarebbe stato giusto diventassimo, in realtà ci soddisfa, ecco, da adulti. Molto presto, ho capito di far ridere molto presto, un po' perché mi piaceva e un po' perché gli altri effettivamente ridevano, quindi è una cosa che è nata molto molto presto. I primi ricordi risalgono addirittura all'asilo, quindi è stata una fortuna che mi è capitata. Il principio fu molto prima della Jalapas. La Jalapas fu uno dei punti di svolta della mia, ahimè, lunga vita artistica e non, però ho cominciato molto prima, ho cominciato tanti anni fa facendo piccoli spettacoli, scrivendo e interpretando spettacoli comici. Ho nostalgia più che delle maschere del periodo in cui facevo quelle maschere, perché è stato un periodo molto divertente anche per noi, per me, per i Jalapas, per tutti quelli che in quel periodo facevano parte del gruppo. E poi erano anni, appunto, in cui eravamo tutti più giovani, quindi non, li rimpiango anche da quel punto di vista, ma non è una cosa che in qualche modo non vorrei riaffrontare, ecco. Fare personaggi che facevo 20 anni fa sarebbe sbagliato adesso, secondo me. Però mi mancano, ovviamente, gli voglio bene. Beh, la sindrome dell'impostore è una sindrome che non so se colpisca tutti noi che facciamo questo lavoro, ma sicuramente colpisce me, perché devi comunque sempre, fra virgolette, accettare la fortuna che ti è capitata di poter fare una cosa che ti piace tanto. E poi se pensi quanto questa cosa, quanto riuscire ad ottenere questa cosa ti è costato, allora ti passa la sindrome dell'impostore, però te lo devi ripetere. Devi cercare ogni tanto di mettere a fuoco anche quello che tu hai fatto per arrivare a fare certe cose, insomma, indipendentemente dal fatto che tu le faccia bene o male. Ecco, ad avere già la possibilità di farle è anche figlia, prima ho detto, di una grande fortuna, perché credo che far ridere sia una specie di fortuna che capita, non la impari più di tanto, però la puoi coltivare, la puoi migliorare, e il mestiere in generale, in tutte le sue sfumature, va assolutamente curato, coltivato, e bisogna lavorare, insomma, bisogna lavorare tanto. Io non sono riuscito ad assegnarmi un premio, no, non ancora. Però, come ti stavo dicendo nella domanda precedente,
ogni tanto faccio una cosa che è un po' contraria alla mia natura, cioè valuto un po' quello che ho fatto, da dove sono partito, a dove sono arrivato e magari adesso che sono un pochino più grande, un bravo me lo dico, ecco, di nascosto però.